Rossa contro Nuova Valle Aurelio Blu, partita valida per il campionato di esordienti. Questo è un derby, però tutto firmato Valle Aurelia. Emozioni che si stanno schierando di fronte al pubblico, che noi andiamo a rivedere ancora un'altra volta dopo che ci ha fatto vedere dei fumogeni. Un fazzoletto di calcio ce l'ho fatta. Quindi calcio di punizione al minuto 5 sul pallone il capitano Cerasoli. Dai. Proverà sicuramente in porta, va proprio lui, la palla però viene respinta dalla barriera. Continua però l'azione offensiva della squadra in maglia rossa, la palla rimane lì, ma il portiere Pepe in due tempi è bravo in chiusura. Far battere al meglio questo calcio di punizione direttamente verso la porta, palla che scheggia la traversa vicinissima al gol del vantaggio la squadra blu con Ruggero. Spesso e volentieri adesso però lo perde con Forni a centrocampo, ancora bene il movimento del numero 16 Pastorino in regia qui a centrocampo, ancora una volta a tenere il pallone, questa volta però il passaggio per lui è troppo debole, quindi può intervenire il numero 6 Frassanito che riconquista il pallone, lo allarga sulla destra per Forni. Ancora la solita sfida con il capitano avversario, è bravo questa volta ad appoggiare dietro, forse potrebbe calciare la fine, lo fa Frassanito, ma la palla è sul fondo, ma la squadra blu piano piano sta aumentando l'intensità offensiva. Dicevo io subito le lamentele del mister che richiamava al giocatore di andare direttamente verso la porta. Lore, movimento Lore! La squadra rossa che comunque adesso sta attaccando nella metà campo avversaria, ha portato tutti gli uomini da quest'altra parte. Non riesce però Golinelli a tenere in campo il pallone. Ora l'attacco Fortino. Addirittura potrebbe calciare, lo fa, però la prende troppo debole. Però terza conclusione per la squadra blu. Fischia l'arbitro, quindi può partire il numero 22. Palla che non si abbassa. Calcio di punizione quindi appunto per la formazione in maglia rossa, il tiro direttamente verso la porta, Pepe ben posizionato ma sulla sfera. Iniziativa. Postolino, passaggio corto però viene respinto Ruggero a tutto campo, proprio non male nemmeno la sua prova. Si trova ancora il pallone, si scambia vicino per Fortino con il mancino, addirittura la conclusione, si distende Zorzan, che parata dell'estremo difensore in maglia rossa. Regna ancora però l'equilibrio in campo perché il punteggio dice ancora 0-0, Postorino sul pallone, ancora questo traversone di testa, che gol, che incornata! L'ha fatto proprio il numero 11 Orciani che va ad esultare con i compagni qui a centrocampo, quindi si sblocca il punteggio. Quinto minuto del secondo tempo, ancora il pallone in mezzo all'area di rigore. In qualche modo torna fuori, ma ancora la squadra in maglia blu, bellissima la conclusione intanto con l'esterno di Marini. Controlla ancora di Cerasoli, questa volta tranquillamente solo, però Cerasoli destro e sinistro non fanno differenza per lui. Sbaglia però, eccedendo con un dribbling di troppo, l'imbucata per il compagno di squadra, il numero 18 è solo davanti il portiere, ma lo stesso Cerasoli, monumentale qui, monumentale proprio nel chiudere un possibile gol. Perso sicuramente l'attimo. Intanto la conclusione, si ritrova lì il pallone, il numero 19 torna, quindi in pari il punteggio. Pascali molto bravo ad approfittare di un errore di impostazione della squadra rossa, quindi 1-1. Calciare verso la porta, molto bene i portieri però in questa partita davvero tante belle parate. Tanto questo traversone in mezzo di testa senza pure ancora Cerasoli. Si continua ad attaccare, Frassanito perde però il pallone, se lo ritrova lì ancora il numero 7, la risposta ottima di Caruso sul tiro. Anche se il pallone resta per la squadra blu, siamo di qua intanto, incredibile rischio qui nel difesa, si continua a giocare un flipper questo pallone, ma Nicoletti riesce in qualche modo a pulire con Occiani, siamo di qua, l'arbitro però fischia tre volte e dice che finisce qua la partita, quindi 1-1 è il punteggio finale, le formazioni hanno giocato una buona gara entrambe. Forse è giusto il pareggio. Un applauso a tutti. Quindi finisce qui la partita.
vi auguro una buona fine settimana, alla prossima.